Salvatore Striano, che io mi permetterò di chiamare Sasà Striano, che ormai è attore in tanti film di successo, autore di un libro che è Le teste matte, che vedo lei ha in mano, sì. Pure io, siamo pieni di teste matte qui. E Sasà Striano era un guaglioncello, era uno di quei ragazzini che abbiamo conosciuto nei nostri servizi, è così? Sì, assolutamente, anche se, ma non per delle giustificazioni, ognuno si appoggia sui propri mali. Io però ero figlio del terremoto e quindi le scuole sono state chiuse e anche la scuola è una cosa seria, la dico perché prima si è detto stiamo parlando di cose serie per non rispondere sulla scuola. La scuola è la cosa seria, proprio. Quanto è mancata la scuola, Sasà? Tantissimo, mi ha portato ad entrare nelle porte del crimine. I ragazzini di 11 fino a 21-22 anni, se non stanno sui banchi di scuola a studiare e a capire la vita, altra parte. O stanno a poggioreale nel carcere, o a poggioreale cimitero, o nascosti nelle case per uscire soltanto per commettere dei crimini. A me mi fanno tenerezza questi guaglioni perché io lo sono stato. I politici dovrebbero avere una grandissima delicatezza e un grandissimo coraggio quando aprono bocca di questi temi, perché se una parte di quella roba è responsabilità è loro, loro responsabilità. Dei loro fallimenti, e quindi ne parlano quasi voglio, come se quella dire... roba fosse un'infezione allora, che non gli appartiene. A lei è stato attore in tanti film di successo, ha fatto Gomorra, ha fatto Cesare deve morire, ha scritto Le teste matte. Intanto chi sono Le teste matte? Le teste matte sono un gruppo di ragazzi ribelli, erano dei ladri, dei vicoli, dei quartieri spagnoli di Napoli, del centro storico. Cioè, la testa matte era lei? Io ero uno una, dei, delle, teste una delle teste matte. Mi dice quando ha iniziato a delinquere? Non saprei ho come iniziato a 11 anni, ho fatto il mio primo furto di giocattoli perché ero abbastanza piccolo per essere introdotto in un buco per poi aprire un balcone da dove potevamo salire per svaligiare tutto il negozio di giocattoli. Poi ho fatto il contrabbandiere di sigarette, che vendevo le sigarette ad una bancarella fino di notte. La prima volta in carcere? La prima volta in carcere a 14 anni per un'arma. Avevo una pistola e mi hanno arrestato. Senta, nel libro lei è sempre insieme a Totò. Sasà e Totò sono insieme. E sì. Totò è suo cugino nel libro. Io le chiedo se sì. Questa è verità o finzione, se esiste Totò e Totò dove è Totò in questo momento. Totò è attualmente in carcere da 24 anni. È un personaggio di fantasia perché a me non mi piace scrivere per puntare un dito ma per tendere una mano, perché come ho smesso io di delinquere, di essere un essere criminale, possono smettere tante persone, anzi ci stanno un sacco di datastriani. Vorrei portarglielo, è brutto mandare un libro ad una persona che ha vissuto queste cose insieme a me, anzi io mi sento così responsabile che gli darei quasi il cambio perché lui ha pagato più di me. Allora, il suo primo gesto di disobbedienza qual è stato? Non poter vendere delle bibite agli americani perché non le avevamo comprate da una certa persona e quindi non eravamo autorizzati. E avevamo uno 9 anni e uno 10 anni. E abbiamo detto no, le vogliamo vendere e abbiamo preso la prima mazziata. Poi... Dopodiché lei è entrato anche nel traffico della cocaina? Dopodiché si entra in tutti i traffici. In tutti? Si entra... E quanto si guadagna al giorno? Ma guarda, la frase 2000 euro al giorno magari ci butteremo tutti quanti a fare i criminali. Non è così? No, e quella è la cosa triste, che questi si ammazzano per 20 euro al giorno. Oggi una dose di cocaina costa 20 euro, la lotta si fa per delle piccolissime piazze di spaccio, non ci stanno i grandi interessi, non ci stanno... È lo stesso che non ci sta questo, cioè non se ne stanno accorgendo che la camorra sta morendo e nessuno fa niente. Hanno depositato le armi in mano ai ragazzini. Perché non ci sono soldati, non ci sono uomini, non ci sono capi, però lo Stato lo stesso non fa niente. Voglio dire una cosa a difesa. Cioè, lei dice oggi sarebbe più facile, nel senso che non c'è più quella gerarchia, assolutamente, non c'è più quell'organizzazione. Assolutamente, un intervento sono massiccio oggi, oggi, un intervento massiccio a livello culturale nella nostra città che vive di quello, potrebbe perché salvarla. È Napoli. No, potrebbe non solo salvarli, potrebbe dare la svolta definitiva a far sì e a far capire alla gente che anche il più disperato sa che vivere da camorrista non è una buona cosa. Non è uno spot, non piace nemmeno al camorrista stesso vivere, fare quella vita là, cioè quel 10% della popolazione che distrugge il 90%. E voglio dire una cosa a favore, perché hanno parlato aspetta, di una cosa sola, De Magistris sta legalizzando i mestieri di strada, ai confini della legalità, sta andando a prendere proprio i ragazzi con le problematiche. Io non mi ricordo un sindaco che abbia fatto questo nella mia città.
Allora, lei ad un certo punto in carcere incontra il teatro. Incontra quindi anche la seconda possibilità per la sua vita. Sì, io incontro il teatro, leggo un copione, quel personaggio è molto più bello di me e scopro che Hamleton in Shakespeare mi dice se la vita ti sembra caotica, forse la stai malinterpretando, e quindi ho iniziato a ragionare. Io faccio delle prove prima di uscire di casa. E poi è arrivato il come fa delle prove? Certo, cosa che magari non fanno, ecco, i politici, no? Fanno dichiarazioni, fanno leggi che non sanno nemmeno se funzionano, se possono mantenerle, ma solo per occupare tempo, perché devono arrivare a quei benedetti 5 anni. E in lei che senso fa le prove? Nel senso che io mi preoccupo, mi metto un semaforo dentro, so come devo rispondere, come mi devo comportare. Quello che devo o non devo fare. Sì, una sorta di Cristo senza croce. Arriva Gomorra, lo vediamo un attimo, sì. Gomorra, perché poi arriva il cinema nella sua vita. Arriva, grande cinema. Ma la raccattà vita vostra, Don Gì. Non va a regali a vita vostra. E lo che faceva là? Posso fare una ubriaca? No. Non ci servono i porta sotto. Non mi fa punto. Fa macchinare la gente e ci servono i sotto. Per di tuo tempo. Mi si dice molto capito. Ma eravamo tutto compagna prima. Non mi piace sta parola. Eravamo prima tutto compagna. Prima. Poi i compagni vostri hanno cominciato a fare schifezze. I familiari vostri erano brava gente. Bum 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 hanno fatto. A così. Ce l'hanno pigliata. E questo era soltanto insomma, un pezzettino di Gomorra, però ci racconta bene anche le sue capacità, diciamo, di attore. E dopodiché adesso è diventato pure scrittore. Sì, adesso io questo lo ritengo un passaggio necessario, perché oggi sono un personaggio pubblico, ho tantissime persone che mi seguono e quindi mi sembrava disonesto nascondere il lupo nero e camminare solo col lupo bianco. Ho voluto fargli capire che... Ma il lupo nero la zanna mai la notte? No, perché io alimento così bene il lupo bianco che quello poi dopo è sedato, non riesce a reagire più. La letteratura, l'arte l'ha reso stupido, non riesce più ad essere così... Anarcotizzato. Sì, ma sul vero senso della parola. E guarda, io a volte sembro, perché io ho i riflettori addosso, e anche se non li amo, perché io non voglio... Già le luci del crimine hanno cercato di imbastardirmi e non ci sono riusciti, e non voglio che lo facciano quelli del cinema, però ci sono tantissime figure importanti nella nostra città. Da Cosimo Rega a Gaetano Di Vaio, sono personaggi che erano veramente dei criminali ingalliti e oggi sono dei personaggi a livello internazionale che si stanno distinguendo. Io credo che noi siamo degli esempi da portare avanti. Lei dice noi, quanti Sasastriano ha conosciuto nella sua vita? Ne conosco tantissimi, io vado tutti i giorni nei vicoli di Napoli a sfilare le pistolette, i pantaloni ai ragazzi e a mettergli i libri in mano, perché ma come ha funzionato. Ma lei dov'è che vive, mi perdoni? Io vivo ai quartieri spagnoli di Napoli, dove sono nato e cresciuto. E non la picchiano un giorno se uno no? No, mi è successo una sola volta per un episodio stupido, ma era una persona che non l'aveva fatto per questo motivo qua, perché ho cambiato vita. L'ha semplicemente fatto perché dice, ma da dove caspita la prendi tutta questa forza? Ti invidio. E quindi ha reagito male per invidia, non per altro. Invidia, quindi. Sì, sì, assolutamente. Ci sono due donne in questo libro. Una è Monica, la moglie di Sasà, e l'altra è la mamma di Sasà. Carmela. Mi dice che ruolo hanno le donne nella camorra? Hanno... sono comunque sempre determinanti, nel senso che... Nel bene e nel male? Sì, il detto dietro un grande uomo c'è una grande donna, dietro un grande boss c'è una grande donna, dietro una persona pericolosa c'è una donna cattiva, dietro un boss buono c'è... Tu dirai, ma ci sono i boss buoni? Sì, in ogni guerra di camorra c'è il cattivo e il buono. Uno si difende e uno attacca, come le teste matte, ma non è uno spot pubblicitario. Dopodiché quello che si difende ammazzando un sacco di gente, Sasà. Quello che si difende ammazzando i propri nemici. Spesso ci dimentichiamo che la camorra è un cane mangiacane e ogni tanto ci portiamo appresso le Silvia Ruotolo di turno, una donna innocente che torna dalla scuola con la sua bimba e viene uccisa volontariamente. Anche... Poi la maggior parte, a volte pure quando non c'è... Anche no? La ragazzina che viene uccisa. Sì, però già questo bisogna dire alle ragazzine, non vi fermate agli angoli di strada con questi ragazzi. Ho capito, ma forse bisogna dire morire... a questi ragazzi che non devono ammazzare, se sì, quello è... però finché loro si vogliono ammazzare, almeno lasciamoli, non... è pericoloso stare fermo, a quello si dice ai ragazzi, voglio a mamma, non ti fermavi vicino a Kill, guai a mamma, non ti fermavi vicino a mia madre, me lo diceva, poi dopo ero io quello che non dovevo farmi... Sua madre l'aspettava sul balcone e ogni volta si chiedeva se lei sarebbe tornato.
E poi adesso è tornato con una vita migliore. In bocca al lupo. Crepi, grazie.